questo progetto che si è concluso qualche giorno fa e che è stato per l'amministrazione provinciale di Napoli un progetto di tutto sperimentale e pensiamo però... Nuova occupazione per 11 invalidi del lavoro. È il primo risultato del progetto IDEA, una capillare azione di informazione e sensibilizzazione realizzata mediante la compilazione di circa 5.000 schede di rilevazione e attraverso la mappatura dei bisogni espressi dal target di utenza. Sono i dati del progetto realizzato dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro in collaborazione con l'INAIL e la provincia di Napoli e presentati oggi nel corso di una conferenza stampa nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti. Si è trattato di una sperimentazione di un nuovo modello territoriale di gestione dei servizi sociali come risposta ai diversi bisogni di chi, con il lavoro, ha sacrificato sia la propria integrità fisica che la pace familiare. Abbiamo aderito molto volentieri insieme all'INAIL, con cui abbiamo anche un protocollo d'intesa e lavoriamo da tempo, a questa iniziativa che speriamo possa moltiplicarsi nel tempo. È una buona prassi, ha portato alla collocazione di 11 persone, vi potrà sembrare un numero molto piccolo, ma credetemi che è tanto in questo territorio. Questa la considero una sperimentazione che peraltro è andata anche molto bene verso un target che sapete è un target di disabili, quindi che hanno due difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, una propria del nostro territorio e l'altra legata anche alle loro condizioni. Oggi il mondo del mercato è cambiato, ma sono cambiati anche i disabili perché hanno avuto l'opportunità attraverso vari interventi normativi di seguire un percorso scolastico esattamente come i normi dotati. C'è tanta buona volontà da parte di tutti, dalle associazioni che li seguono e dagli stessi disabili che riescono comunque a sopperire a queste carenze. Noi dovremo fare in modo di rendere il loro percorso più facile possibile. L'importante è che poi si possa raggiungere sempre più il cittadino nel suo ambiente domestico, perché questo è il segreto, perché è difficilissimo, cioè dire che per esempio ci stanno delle norme, che uno queste norme di riferimento le conosce, ci siamo resi conto che è una cosa estremamente complessa. La gente non le conosce le norme, gliele dobbiamo dare noi, gliele dobbiamo dire noi che esistono e che esistono delle opportunità. Sulla difficoltà del lavoro svolto dall'ANMIL e sulle modalità di riavviamento al lavoro per i neoassunti dopo un'adeguata formazione, si è soffermato il direttore regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Emidio Silenzi. Il nostro profitto si misura con il livello di servizio che riusciamo a rendere. Speriamo di poter continuare, proseguire su questa strada, oppure anche specializzare poi questa attività, perché adesso, avendo trovato le 11 persone da reinserire, poi c'è bisogno di una formazione. E anche in tal senso ci stiamo muovendo con l'ANMIL per trovare la strada per poter rispondere anche a questa esigenza formativa. È un progetto che si potrà ripetere? Lo speriamo, speriamo di sì, perché per ora diciamo che da un punto di vista economico qualche fondo ancora ce l'abbiamo, sicuramente ci saranno garantiti anche per il 2012, per cui noi vogliamo fare tutto quello che poi risulta positivo da parte della collettività, da parte dei cittadini.